l'agenda di oggi. Vi spiego due parole cosa ho fatto nella vita, vi contestualizzo un po' come è messa l'Italia e quello che si sta muovendo, perché si inizia a muovere molto, soprattutto in questi ultimi tempi. Poi, soprattutto perché non so il livello medio un po' di tutti, ho cercato anche di metterlo in forma un pochino più dialogica, una parte iniziale è più vicina a una serie di consigli, di piccole riflessioni tratte da un libro, dopodiché andiamo un po' ad approfondire i punti chiave per sviluppare una start-up che sia appetibile per qualunque controparte, che possa essere un cliente, un investitore, un potenziale partner e così via. Io sono un uomo di finanza, ok? Nasco come ingegnere finanziario, dopodiché mi appassiono al mondo delle start-up. Quindi studio finanza, però poi mi approfondisco la conoscenza delle start-up in un paio di master che consiglio a tutti, in Sant'Anna, master in gestione dell'innovazione, e poi col Fulbright Best in Silicon Valley in Technology Entrepreneurship. E anche lavorativamente parto come ingegnere finanziario, faccio un po' di consulenza strategica per società comunque nel mondo dell'informatica, mi avvicino al mondo delle start-up tecnologiche grazie a un'università che è Sant'Anna, dopodiché mi trasferisco in America, dove in California seguo l'apertura di un incubatore che si chiama M31, di cui divento il director in Silicon Valley. Poi torno qua e do una mano a un amico ad aprire un altro incubatore a Roma. Nel frattempo, comunque, le mie passioni sono più o meno coerenti con questo, faccio un po' di cose, vinco Mind the Bridge, che forse magari qualcuno conosce, con la nostra startup che si occupa di realtà aumentata per usi industriali, organizziamo feste per startuppari a Milano, se qualcuno è interessato, startup party, e cerchiamo di fare un po' di associazionismo per dare una mano alle startup. Poi alla fine, ovviamente, come dice anche Steve Jobs, you got to find what you love, alla fine comunque questo percorso mi porta a trovare quello che mi piace fare veramente, quindi creo Nuvolab, che è un incubatore, un acceleratore di impresa tecnologico, e insomma, e mi ci trovo bene. Quindi adesso seguiamo diverse start-up e diversi altri clienti istituzionali più o meno grandi, sempre per esplorare questo mondo e, nel caso delle start-up, per aiutarle ad avvicinarsi a investitori e quant'altro. Il contesto italiano. Allora, ragazzi, siamo in Italia e cosa si può dire in Italia? Benvenuti in Italia. Allora, Banca Mondiale fa un report ogni anno in cui cerca di quantificare quanto è facile fare business in ciascun paese. Okay. In Italia non siamo messi benissimo, mettiamola così. Diciamo che ci sono, vediamo dal punto di vista positivo, ci sono ampi margini di miglioramento. Però bisogna prenderne atto, però secondo me, per i motivi che poi vedremo dopo, ci sono grossissime opportunità. L'Italia è un paese un po' ignorato, fuori dai radar, proprio perché siamo un po' messi diciamo, ai margini dell'impero, però ci sono un sacco di persone appassionate. Io col lavoro che faccio ne conosco e ne incontro ogni giorno, e quindi in questo contesto vedo che ci sono davvero persone che ci credono fino in fondo. Maestro Yoda dice do or do not, there is no try, e tutte queste persone che io incontro sono persone che non è che ci provano, cioè, lo fanno davvero, fanno, diciamo, a poker si direbbe fanno all in, e quindi ci danno davvero da fare, anche perché avete visto, in un contesto comunque imprenditorialmente un po' complesso, bisogna mettercela tutta per riuscire ad emergere. Poi a me piace la poesia, per cui vi ho messo anche una poesia di Dana Markova che, insomma, trovo abbastanza azzeccata, soprattutto per chi vuole fare startup. In ogni caso, vista da un altro punto di vista, diciamo, l'attitudine dovrebbe essere questa. Quindi Gui Kawasaki in The Art of the Start dice che comunque ci sono diversi tipi di fenotipi all'interno di un team di una startup, uno di questi è il kamikaze, cioè kamikaze attitude la chiama, per cui comunque ci devono essere persone che spingono. Soprattutto in un contesto come questo bisogna davvero mettercela tutta. Un contesto che però, rispetto alla foto che abbiamo visto, si sta evolvendo. C'è tutta una
value chain dell'innovazione, questo è uno studio di Booz uscito recentemente, hanno fatto un'ottima mappatura di tutto l'ecosistema, che vi fa vedere, se volete, in tutte le fasi di sviluppo della vostra idea, chi potrebbe essere qualcuno che vi dà una mano. Quindi dalla ricerca all'idea, al prototipo, alla redazione del business plan, alla ricerca di fondi, a tutta la parte legal, alla fase vera e propria di startup e all'espansione, ci sono una serie di controparti di diverso tipo, adesso vedremo anche qualche nome che magari può essere utile, che quindi le università vi possono aiutare su certi fronti, anche con gli incubatori universitari, la finanza arriva dopo e fa staffetta, il mondo pubblico comunque con i grant, qua mi sembra che in Puglia ci sia bollenti spiriti tra l'altro, no? Per cui comunque soprattutto in questa terra questa affermazione è particolarmente vera. E poi nel mondo business sempre più sono attivi i corporate venture, ci sono una serie di soggetti che danno una mano. Se vogliamo andare un po' così a vederli in modo un pochino più approfondito con nomi e cognomi, insomma, ce ne sono di diverso tipo, adesso non mi voglio soffermare troppo, però iniziano a spuntare in Italia sempre più, ad esempio, incubatori privati, cioè soggetti che lo fanno per business, quindi supportano le start-up perché ci tengono a farle crescere, perché hanno un co-interesse a supportarle, perché sono dentro il capitale azionario. E oltre a molti fondi che stanno aprendo, e recentemente insomma, stanno sbarcando anche fondi stranieri in Italia. Vuol dire che qualcosa si sta muovendo. Direi che a questo punto possiamo avvicinarci alla sfida che insomma vi attende se volete andare poi ad incontrare l'arena competitiva che vi attende sul mercato. Partiamo dall'inizio, quindi la costituzione del vostro team, che è la parte iniziale. Innanzitutto, ad esempio, l'esperienza di Startup Weekend insegna, persone che si incontrano per caso, un evento e quant'altro, possono avere aspettative molto diverse e avere un percepito del proprio valore all'interno del team magari diverso da quello degli altri. Per cui la prima cosa importantissima è chiarire cosa vi aspettate dagli altri e capire anche all'interno del team quali sono i ruoli. Chiamiamola leadership, chiamiamola chi comanda, ma comunque, o governance, se vogliamo usare un termine un pochino più complesso. Però è importante capire questi ruoli, perché come in tutti i gruppi che si rispettano, è importante capire i ruoli. È importante anche capire le competenze. Solitamente si cercano di avere dei team composti da almeno due persone, perché diciamo uno solo c'è il rischio Cubana, nel fuori onda abbiamo approfondito questo tema, e quindi analizzando queste competenze solitamente si cerca sempre una parte business e una parte tecnica per riuscire ad avere un team completo. La cosa importantissima che solitamente si trascura sempre, anche in fase di pre-startup, fare scritture private, ovvero mettersi d'accordo sulle quote, ad esempio, su che ruoli uno deve avere, su quanto impegno uno deve mettere dentro un'iniziativa imprenditoriale, che poi saranno trasformati nei parasociali quando andrete a costituire la società. Questo perché? Perché finché non girano soldi, va tutto bene, come sempre, tutti amici. Poi iniziano magari i problemi, sia quando ce ne sono troppi che quando ce ne sono pochi su chi deve fare cosa. Per cui, soprattutto all'inizio, visto che all'inizio si parte in una condizione, se vogliamo, di grazia, per cui c'è fiducia tra tutti, perché non mettere tutto per iscritto? Quindi il momento migliore è iniziare dicendo già, mettiamoci d'accordo, facciamo un minimo di scrittura. Nell'esperienza che ho vissuto, e che vivo tuttora, vedo moltissimi progetti interessanti che si sciolgono per dissidi tra soci. Voi immaginatevi comunque la startup è l'azienda per eccellenza in cui ci sono dinamiche imprevedibili, le persone di fronte a dinamiche imprevedibili si possono comportare in modo imprevedibile, per cui meglio avere le cose sotto controllo prima. Inoltre, se magari leggete un libro che si chiama Auto Engineering Your Startup, potete anche vedere le percentuali, è importante coinvolgere anche i vostri partner personali. Fare startup è una scelta di vita, okay? non è una scelta lavorativa. Tant'è vero che uno dice io sono uno startuparo, non io faccio lo startuparo, io sono uno startuparo, è una scelta di vita, che
ha delle conseguenze anche sul tuo tempo personale, sulle tue energie che devi dedicare a un certo tipo di attività, su uno stipendio che magari è più basso rispetto a un lavoro a tempo indeterminato, e magari la persona che condivide la sua vita con te vorrebbe dire qualcosa prima che sia troppo tardi. Però in ogni caso è importante avere il loro appoggio, perché soprattutto quando andate avanti, e quindi magari ci sono dei momenti di alto e di bassa, avere la persona a vostro fianco, che è veramente a vostro fianco e non è col broncio perché ah no, io te l'avevo detto che, è un fattore che fa la differenza. Per cui coinvolgete i vostri partner personali nella scelta. Al di là della parte di team, poi sulla parte di idea, usate un po' il quinto senso e mezzo di Dylan Dog, per cui cercate di farvi venire tutti i dubbi possibili, pivotate l'idea, confrontatevi con tutti, se sentite a pancia che c'è qualcosa che non vi convince, continuate a raffinarla finché non arrivate a qualcosa che vi convince. È un modo molto semplice per vedere se l'idea vi è chiara e riuscire a esprimere davvero in pochissime parole. Diversamente, se dovete esprimerla in 15 minuti di argomentazioni, vuol dire che non è chiara a voi, ok? Per cui è anche un test per voi stessi per capire se avete veramente un laser focus sull'idea oppure no. Immaginate, poi dovrete presentarla a potenziali partner o potenziali investitori, questo è un esercizio che può essere estremamente utile. Oltre al fatto che l'idea comunque, essendo comunque soggetta a milioni di confronti col mercato e pivoting, si evolve, per cui rivedetela in continuazione. Chiedete agli altri feedback, collaudate. Non so se nelle lezioni precedenti avete fatto un po' di customer development approach, quindi iterazioni, pivoting e poi ok, e questo diciamo si traduce qualitativamente per le persone che non hanno seguito le altre puntate in questo dal punto di vista qualitativo. Oltre al fatto di allenarvi sulla distanza, perché ci vuole una convinzione estremamente forte per portare avanti il progetto sul lungo periodo. Quindi una maratona più che 100 metri. Fatevi un budget personale, ok, su quello che volete mettere sul piatto. In finanza si chiamerebbe stop loss, ok? Quindi mettete sul piatto quanto, come diceva Giovanotti, quanto siete disposti a perdere. Che non sono semplicemente lo stipendio certo, l'orario fisso di lavoro, ma denaro, relazioni, o banalmente sonno più che salute. La salute è una conseguenza. Però è importante pensarci prima. Oltre a questo, cercate di creare una zona di decompressione, qualcosa di intoccabile, la famiglia, la compagna o il compagno, in modo tale che se vi accorgete che la vostra iniziativa vi porta a trascurare almeno quella cosa che avevate ripromessi di non toccare, almeno vi può scattare un campanellino d'allarme. Oltre a questo, ricordatevi sempre di tutti i problemi che avete superato in modo tale da avere incentivi emotivi ad andare avanti, perché ne avete già fatta tanta di strada, e cercate di fissarvi degli obiettivi per il futuro che siano SMART, quindi SMART è un acronimo, per cui che siano misurabili, abbiano una dimensione, siano raggiungibili, siano realistici e siano definiti nel tempo. Quindi queste release delle app che durano all'infinito non sei mai live. Piuttosto che si può sempre perfezionare, va bene, ma intanto vai su, fissiamoci dei paletti che siano realistici, che siano definiti, misurabili e quant'altro, e andiamo avanti, così almeno sapete che li avete raggiunti. E raggiungere piccoli obiettivi strada facendo è estremamente motivante per le truppe. Importante, dicevamo, è la resilienza, ok? Quindi la capacità di affrontare le avversità della vita, di superarle, uscire rinforzato, i feedback del cliente, ma su questo non mi soffermerei, e di fatto avere il supporto di tutte le varie persone che vi sono a fianco. Guardate sempre, ma ho visto che tutto sommato un po' tutti tenete sott'occhio i vari concorrenti e sapete già quello che fanno, i concorrenti per un confronto, un'attività di business intelligence se vogliamo, senza però focalizzarvi troppo su di loro, perché sennò pensate troppo agli altri e poco a voi stessi. Visto che tra l'altro va molto di moda, soprattutto con Rocket Internet, il copycat, non vergognatevi a clonare o a prendere ispirazione. Il mio ex preside diceva: copiare da una fonte, plagio da due, lavoro scientifico. Ecco, fate molto lavoro scientifico sui vostri concorrenti. Oltre a questo
anche con le varie persone per cercare di tenerle allineate, cercate di onorare i vostri impegni che avete preso con loro e cercate di, in modo empatico, identificarvi con loro e mantenere il legame di fiducia, perché di fatto siete una famiglia. Se ci sono dei problemi, mediate e date anche a loro gli stessi spazi di decompressione che cercate per voi stessi. Vabbè, oltre a questo, diciamo, cercate di tenere fissa la vostra vision e iterare, invece cambiare l'execution, quindi cambiare le modalità di implementarla nel caso non funzionino. Oltre a cercare di dividere, soprattutto in una startup è abbastanza frequente, ciò che è importante da ciò che è urgente. Sono due cose tendenzialmente diverse. Cercando di tenere il focus su ciò che è importante, altrimenti vi troverete a non fare nulla, a risolvere ogni volta le problematiche estemporanee senza andare poi però da nessuna parte. Una cosa estremamente utile poi sono tutte le figure di contorno che ci sono nell'ecosistema, i commercialisti, gli avvocati, i consulenti fiscali e quant'altro, oppure anche gli amministratori locali, soprattutto nel caso di bandi, perché idealmente sono tutte persone che vi possono dare davvero una grossa mano. Voi non sapete tutto, non siete onniscienti. Avere delle persone di riferimento e testarle, solitamente soprattutto sulle start-up, adesso va molto di moda fare una parte di attività gratis come test. Provate a testare e trovare le persone che hanno questo tipo di sensibilità. Di fatto loro scommettono su di voi una quota parte del loro tempo, come se fossero degli investitori. Per cui avere delle persone professionali di questo tipo vi può aiutare, soprattutto nell'attività di setup. Oltre al fatto di avere comunque un piano sempre sott'occhio, Nassim Taleb diceva che chi sbaglia a pianificare, pianifica di sbagliare. Tendenzialmente, se non avete una cartina tornasole per vedere i disallineamenti rispetto al vostro pianificato, potreste andare fuori rotta e non accorgervene. Una cosa abbastanza rilevante è che quando poi si spengono i riflettori e non c'è più quell'atteggiamento da parata nei confronti degli altri, dicendo io sono uno start-up, sto facendo questa cosa e devi dimostrare per forza agli altri che ci credi molto, uno si può sempre domandare a se stesso se anche il cuore ti dice la stessa cosa. Ho visto molte persone che, interrogate magari di fronte al pubblico, dicevano qualcosa, poi magari tornate a casa e dicevano no, in effetti lo sto dicendo agli altri solo per convincere me stesso. E quindi avere tutto sommato dei punti di riferimento che vi consentano di mantenere alto l'engagement. Al di là di tutto, vabbè, per mantenere alto il livello di passione, di attaccamento all'azienda anche da parte dei vostri compagni d'avventura, dovrete cercare di trasformare poi la vostra visione personale in qualcosa di condiviso, perché diversamente le altre persone si scolleranno dal team, che è una delle cose abbastanza frequenti, cioè le persone a un certo punto si sfibrano, voi andate avanti, vi trovate senza nessuno dietro, e quindi, visto che c'è una quota parte del lavoro delle persone che si chiama sforzo discrezionale, che voi non potete controllare perché semplicemente è davanti al computer e sta facendo qualcosa, però tu non sai cosa. Se questa persona è motivata, le cose le farà bene, diversamente le farà male, ma ci vorrà esattamente lo stesso tempo. E voi non avrete il posto della situazione, per cui sulla leva, diciamo, emotiva si gioca molto, buona parte, soprattutto all'inizio, del successo della vostra startup. E in questo senso, ad esempio, in Airbnb usano questo libro che si chiama Tribal Leadership come punto di riferimento, che serve proprio a creare questo clima di attaccamento quasi di tribù, ok, alla startup, perché poi ogni branch locale di fatto è come se fosse una startup. Quindi, per chi vuole comprarselo, alla fine portare tutto il team a essere entusiasta non solo della startup o di se stesso o del team, ma proprio entusiasta di stare vivendo qualcosa di eccezionale che ti fa apprezzare davvero la scelta che hai fatto, è qualcosa che è estremamente rilevante per avere poi performance superiori. Sulla parte di stime, una cosa altrettanto importante è che
spenderete sempre di più di quello che avete previsto e avrete sempre meno soldi di quelli che pensavate di intascare. Questa è una certezza matematica. Tant'è vero che spesso e volentieri, anche quando andate a fare fundraising, vi dicono avete chiesto troppo poco. A volte perché uno pensa in piccolo e quindi non stima effettivamente i costi nel modo corretto, ma a volte semplicemente perché c'è un'aleatorietà su il tempo che ci metterete per lo sviluppo, i ricavi che avrete e quant'altro, che portano a sottostimare l'effettivo fabbisogno finanziario. Per cui spesso e volentieri tenetevi larghi, ma non la stima prudenziale che uno solitamente dice agli investor, no, tenetevi larghi davvero. Comunque, al di là di questa parte qualitativa per chi davvero era digiuno di tutto. Gli elementi base per il setup e anche per essere apprezzati all'interno dell'ecosistema, alla fine sono 5, ok? Che sono team, prodotto e mercato. E questo un po', se voi andate, penso da qualunque investor più o meno skillato, vi dirà questo. In quest'ordine e con questa priorità. Perché team, prodotto mercato? Perché poi, alla fine di tutto, voi potete avere delle idee, ma mediamente, salvo rari casi di PhD super specializzati, sono idee che possono avere anche in tanti, no? E quindi, tutto sommato, l'idea forse conta fino a un certo punto. Quello che poi conta sono le persone che la implementano e come la implementano. Per cui, per fare un setup, diciamo, fatto bene per avviare la vostra startup, è importantissimo trovare le componenti mancanti del team. Usate le community, ad esempio. Community come Italian Startup Scene o, nel vostro caso, Indigeni Digitali, perché è molto più verticale sulla parte web e mobile, vi può aiutare per reclutare le persone che complementano il vostro team. Che possono essere tecnici, designer sulle user experience, piuttosto che altro. Anche per acquisire maggiore credibilità di fronte agli occhi degli investor. Anche come seniority. Mi spiego, cioè le persone molto giovani, soprattutto qui in Italia, diciamo, non sempre sono apprezzate da tutti. Un caso abbastanza emblematico poi è quello di Mascevi, di Augusto Marietti, che dopo aver tentato a più riprese di essere creduto dagli investor qui in Italia, è andato in Silicon Valley e poi è stato finanziato da Angel, quali il fondatore di Amazon e il CEO di Google. Per cui, tutto sommato, avere delle persone che vi complementano, in questo periodo poi soprattutto basta andare a fare un salto in Feder Manager o altro, ci sono un sacco di persone con un sacco di competenze a spasso, visto che non stanno, cioè, tendenzialmente sono disponibili, sono risorse ad altissimo valore aggiunto che voi potreste tirare su davvero con equity, sweat equity si chiama, per cui seniority, credibilità, giuste relazioni, soprattutto sulla parte di business development, ad esempio, per far crescere velocemente il vostro business, possono essere apprezzate. Quando andate a fare recruiting, cercate di guardare l'attitude, quindi la predisposizione delle persone più che che le skill. Le skill si imparano. Cioè, se uno è un bravissimo coder e non sa perfettamente il Java, lo può perfezionare. Ma se una persona è estremamente competente, ma non è il fenotipo giusto per una startup, non ha l'attitudine a vivere in un contesto dinamico di un certo tipo, è difficile cambiare quello che sei. Puoi imparare quello che non sai, ma quello che sei lo resti. Per cui cercate di guardare questo, ad esempio nei forum di recruiting, fate domande strane. Quando cercate delle persone, al di là di allegami il curriculum vitae, fate delle domande sulle passioni personali, fate delle domande sulla cosa più imprenditoriale che hai fatto, se tu fossi una città cosa saresti, cercate di capire, giuro, funziona. Per dirvi, Andrea Lamesa, che è un carissimo amico che è managing director di Airbnb, gioca a calcetto, a calcio balilla, con tutti gli aspiranti dipendenti, per capire se una persona è una persona impostata oppure è una persona che si sa divertire, sa godersi la vita, perché è proprio tipico delle persone che vanno in Airbnb. Ad esempio loro tradizionalmente hanno il venerdì l'aperitivo per tutti. Sono valutati anche su questo, tra l'altro. Per cui sono cose strane, vi posso dire, però soprattutto in una startup, se non ti diverti, già non guadagni tanti soldi, se mai ne guadagni. Fai un sacco di ore piccole. Se neanche ti diverti, ragazzi, meglio avere delle attitudini positive. Cercate di trovare persone più brave di voi. Per una questione
se volete anche di omofilia, le persone di serie A cercano persone di serie A, cioè cercate veramente di trovare persone competenti. Le persone di serie B tendono ad assumere persone di serie C, perché non tollererebbero persone di serie A. E dico, cavolo, ma mi circondo di persone che sono sovraperformanti, mi sento un cretino. Per cui cercate di trovare persone sempre più brave di voi, a costo di pagarle più di voi stessi che siete i founder. Oltre alle skill e alla bravura, cercate anche di circondarvi di fenotipi diversi. Gui Kawasaki, The Art of the Start, parla di tre tipologie di attitudini nel fare startup. C'è l'attitudine del kamikaze, quello dell'implementatore e quello degli operatori. Mi spiego, facciamo finta che, usiamo proprio, visto che Sun Tzu, l'arte della guerra, è stata applicata al management, usiamo la metafora dell'esercito. Il kamikaze è quello che ti conquista la testa di ponte, quello che ti lavora 20 ore al giorno, che sbarca nel D-Day sulle spiagge e conquista la testa di ponte. Okay? Sono le persone che spaccano, dicono, cavolo, questo qua lo mandiamo ovunque va, vende. Tendenzialmente queste persone poi però sono scarse nel implementare delle procedure, tecnicamente nello scavare delle trincee. Okay? Per cui vanno avanti a sparare in giro, dicono, cavolo, aspetta un attimo, che cazzo, se non consolidiamo qua esplode tutto. Ecco, difficile, salvo caso di disturbo bipolare, che una persona sia supercarica che una persona riflessiva che si tiene sulle parti di procedure. Quindi, bellissimo trovare la persona che dice, cavolo, questo è una persona che tira tantissimo, lavora come un matto, è un genio, sì, però poi ti serve anche, tra virgolette, il CFO, l'amministrativo, quello che un attimo sta dietro e recupera i pezzi delle esplosioni, per cui chi scava le trincee è altrettanto importante, talvolta anche di più, di chi fa la testa di cuoio. Inoltre ti serve anche il soldatino, gli operatori, quelli che implementano le routine, perché comunque tu hai trovato tanti clienti, ti serve qualcuno che ti metta sul CRM, ok? E poi ti serve qualcuno che lo usi ogni giorno. Per cui questi tre fenotipi, uno che sia bravo a sfondare, uno che sia bravo a implementare le procedure e uno che sia bravo a compiere tutte le routine necessarie perché le procedure abbiano efficacia, è estremamente rilevante. Tendenzialmente chi crea le start-up è del primo fenotipo, perché sennò non si lancerebbe nell'ignoto. Ecco, queste persone dovrebbero circondarsi degli altri due, perché sennò vi trovate in un gruppo di persone esplosive, di kamikaze tutti insieme e andate tutti felicemente verso l'entropia. Oltre a questo, anche per una questione di clima interno, c'è anche una cosa che si suggerisce, ovvero fate il test del centro commerciale. Che cos'è il test del centro commerciale? Fate finta che le persone che assumete, un bel giorno le vedete in lontananza all'interno del centro commerciale mentre fate la spesa. E potreste avere tre tipi di reazioni. La prima è, cacchio, c'è quello, madonna mia, che cavolo. No, aspetta, mi metto dietro l'angolo perché non lo posso proprio sopportare, no, non esiste. Mi nascondo. Prima reazione. Seconda reazione dice, ma sì, c'è, io continuo a fare shopping, se mi vede lo saluto, se no niente. La terza è, cavolo, c'è proprio lui, vado a salutarlo perché mi sta proprio simpatico, gli offro anche un caffè. Ecco, se non avete verso le persone del team, verso tutte le persone del team, questa terza reazione, c'è qualcosa che non va, perché siete davvero in pochi, se manco vi potete sopportare, ci sono delle riflessioni da fare. Queste sono tutte cose soft, ma io il 50% delle startup che saltano è su questo, cioè è sul fatto che il team si sfilaccia, per cui curatelo. Piccola battuta, al di là poi anche come team, come presentarvi delle controparti, chi lo sa non risponda. Voi investireste su questo team? Diciamo, anche avere un team coeso, che però si presenti bene, ha il suo perché. Per cui quando andate sul team, bellissimo tutto, ogni tanto tagliarsi un po' la barba, ma ogni tanto, comunque, è una battuta, però spesso si fa per dire che comunque un team, soprattutto quando vai dagli investor, ad esempio, è bene che ci stia lì bene, anche dal punto di vista di impressione a pelle. Oltre al team, che team è estremamente importante anche il prodotto. Ora,
l'idea che resta sulla carta vale zero. Io spesso e volentieri, ma poi ci sono diverse scuole di pensiero. C'è chi dice io ho l'idea del secolo, non la dico in giro a nessuno perché sennò me la copiano, se te la dico prima mi firmi un NDA, dico cazzo, se non me la dici prima io magari già lo so, no no, mi firmi l'NDA. Allora, ragazzi, l'idea vale zero. Quello che conta è la sua realizzazione, il fatto che poi ci dimostri nella pratica che vale qualcosa. Per cui è importante anche per gli investor, per avere credibilità nei confronti di potenziali clienti, partner e per motivare il team, che l'idea non resti solo su carta, che diventi un prototipo, una demo. Il prodotto è importante che però si sviluppi, perché altrimenti, come avete magari già studiato prima, non potete fare quell'attività di iterazione, di pivoting, e poter avere un confronto col mondo reale, uscire fuori, nel vostro caso sull'Apple Store, ricevere i feedback. Prendiamo GoWar, cioè Francesco e Breeze. Cioè, prima di arrivare alla forma attuale, con tutte le dinamiche di gioco attuali, GoWar, per chi non lo sa, è un gioco di risico geolocalizzato che essenzialmente combatti con i cararmatini nel mondo reale, quindi attacchi l'ufficio di tuo fratello, conquisti casa tua e così via. Quindi giochi a risico su Google Maps nel mondo reale. Loro penso che ogni 2 settimane uscivano fuori con una release nuova, però buttavano intanto fuori qualcosa. Loro sono nati tra l'altro grazie a Startup Weekend, per cui con un sacco di dinamiche carine create dal fatto che si sono incontrati per caso, hanno sviluppato tutto in quel weekend. Poi si sono impiantati in H-Farm in quel caso, e poi sono stati portati moltissimo a iterare, a pivotare. Per cui serve anche per segnalarsi nei confronti dell'esterno, perché il problema, voi considerate la fase storica che viviamo, c'è il 32% di disoccupazione giovanile, stante i dati alla mano. Allora, quello che tempo fa si chiamava disoccupato, oggi si chiama startupparo. Tutti hanno un sogno nel cassetto, tutti. E tendenzialmente chi ha un sogno neanche più di uno, perché sono come le ciliegie. Per cui, se stai a casa e i dati Istat dicono che solo una persona su 4, quando perde il lavoro in questo periodo, riesce a ritrovarlo nell'arco di un anno. Per cui ci sono molte persone che stanno comode a casa. Ovviamente, se hai un sogno nel cassetto, dici, ma tanto non ho nulla da perdere, a questo punto comincio. Ecco, tutti cominciano dall'idea su carta. Allora, per evitare di essere abbinato a semplicemente un dreamer, voi dovete essere dream maker, realizzatori di sogni, non sognatori, cercate di realizzarli questi sogni, anche quindi con una funzione di segnalazione cercate di sviluppare l'idea, uscite fuori con un prototipo. Chi è ancora in beta, sono le bete eterne? No, ragazzi, andiamo avanti, buttiamola fuori e vediamo come performa. Diversamente, io vi segnalo anche, cioè, chi vuole avere idee, no, per farvi capire poi il valore dell'idea, può andare su siti come Too Lazy To Do It, in cui le persone troppo pigre per farlo, tecnicamente in italiano vuol dire questo, dicono io sono troppo pigro per farlo, fallo tu, te lo posto, piuttosto che resti nel cassetto e muoia l'idea, te lo metto a tua disposizione e tu la implementi. Ci hanno fatto anche un libro con le migliori idee selezionate sul portale. Oppure se uno è un pochino più pigro può andare su un generatore casuale di business idea. Oltre all'idea, che diventa un prodotto e non resta un'idea, dovete andare poi sul mercato con questa idea, ok? Quindi fermarsi semplicemente al progettino che resta sviluppato nel vostro cassetto, è un bellissimo prototipino, non serve a nulla. Perché? Perché un team decente va bene, un prototipo in mano ci piace, ma se non va a prendersi i suoi bei feedback e le sue belle porte in faccia sul mercato e si tira su una customer validation, quindi il cliente lo compra, non dimostri nulla, non chiudi il cerchio, non testi il tuo business model, non testi le tue feature, non debughi il sistema. Poi, se il prodotto piace, tiri fuori traction. Parlavo ieri sera con l'amico Fabio Lalli e mi faceva vedere le sue metriche di Fologram. Quelle sono signore metriche. Ecco, se uno non arriva a testare un po' il polso della situazione, si è fermato a metà. Potrebbe essere una montagna che partorisce un topolino, un grandissimo progetto che alla fine nessuno si compra. Per cui
premesso che dovete scegliervi il mercato giusto, che sia abbastanza grande per essere appealing, andate fino al mercato, team, prodotto mercato, team completo, prodotto esistente e mercato che abbia un senso. Diversamente potreste, ad esempio, finire come questo progetto qui. Quindi un team bravo, su un'idea pessima, molti sostengono che può ben performare, vero? Diversamente, se non performa bene, essendo bravo, ne può trovare un'altra. Cioè, io non vedo limitante l'idea. Di idee, schiacci un bottone, te ne vengono fuori quante ne vuoi, come avete visto. Sono le persone che sono difficili da trovare. Cioè, chiunque di voi ha provato a trovare un bravo coder, se ne è accorto. Cioè, l'idea ce l'hai sul bagno, l'idea ce l'hai in doccia, l'idea ce l'hai ovunque. Per cui un'idea scarsa la sostituisci facilmente, una persona in gamba no. Per cui se il team è davvero in gamba io non vedo assolutamente alcun problema. Ma anzi, io sarei più che entusiasta di prendere delle persone che hanno già fallito, si sono già scraniate, hanno già sbagliato, hanno imparato tantissimo dai loro errori, non me li ripetono più e quindi sono estremamente laser focus dopo, quando devono implementare la prossima idea. Quindi il mercato ti serve per arrivare ad avere traction, ok? Quindi, ad esempio, avendo il prodotto, testando il mercato, l'idea è quella di arrivare ad avere delle metriche sensate che ti possano giustificare il fatto che il tuo business tira, che un investitore ci può credere e magari arrivare ad avere delle metriche davvero significative, come può essere quella di Square o di Pinterest o altre. Una volta che uno ha davvero il team, il prototipo, le metriche, vi assicuro che basta e avanza, magari avendo anche un primo cliente, una partnership in corso, una scrittura privata che ti dice che un cliente si prenderebbe la tua tecnologia se e solo se potesse essere debuggata con 50.000 euro di un round da un angel. Ecco, iniziano a crescere le vostre chance di successo per avviare davvero la vostra startup. Cercando di vedere un po' tutto il processo, no? Quindi la visione di insieme del processo di creazione poi della vostra startup e passando dalla semplice idea alla sua implementazione poi a una eventuale exit. Di fatto abbiamo visto la generazione della business idea che si può fare anche schiacciando un pulsante. Come farci i soldi ti porta a ragionare sul business model che avete già visto, giusto? Quindi usate il vostro bello schema per andare a capire come farci i soldi su questa bella idea che avete implementato e su cui state lavorando e pivotando. Per riuscire a creare un interesse per gli investitori su questa idea, che è il suo bel business model, eventualmente ci scrivete un bel business plan, che in Italia è un pochino più richiesto. In America io ho visto, in una vita precedente, perché appunto in California lavoravo in un fondo a Palo Alto, prima di entrare in un incubatore, moltissimi progetti sulla reputazione delle persone e sulle slide che ti convincevano, un po' di metriche, non andavo più a guardare nulla. Questa persona mi ha chiuso già qualche bel progetto, mi porta delle metriche interessanti, un cliente da 2 milioni, di cosa stiamo parlando? Oggettivamente è molto più convincente di 60 pagine che tanto sappiamo benissimo che sono false. Business planning is business guessing. Tanto sono simulazioni fatte su delle metriche che vi siete inventati. E lo sa chi le legge. Per cui, benissimo scrivere il business plan, che però deve codificare, dare forma a una sostanza che però c'è già. Con questo pitch e con questo investor kit andate a raccogliere finanziamenti per creare la vostra startup e poi monetizzandola quando diventa un'azienda matura. Andando un attimo a vedere le fasi velocemente, business idea, abbiamo detto resilienza, cioè voi ci credete, avete la vostra visione, le persone vi danno schiaffi in faccia, ma voi ci credete andate avanti. L'importante è crederci, a pelle, di pancia, motivando le persone che vi stanno intorno. Però business idea con cui siete convinti di poter spaccare, portatela avanti. Facciamo un esempio.
Quindi su questa ricapitoliamo anche, se vogliamo, anche come sintesi delle varie, dei vari pezzi che avete anche visto prima. Business idea l'avete vista, business model sapete già che cos'è, giusto per rinfrescare la memoria, un business model non è altro che la rappresentazione di come un'organizzazione fa o intende fare i soldi con quel progetto. Qua vi ho sintetizzato poi i flussi logici del business model canvas di Osterwalder che avete già visto, quindi 9 blocchi, avete la vostra offerta, in questo caso il meccanismo che fa stoppare l'acqua nel lavandino, dovete creare una customer relationship con dei segmenti di clienti tramite dei canali distributivi, e questo è il lato, diciamo, dell'attivo, ok? E quindi si scarica sulle revenue. Sul lato del passivo dovete svolgere delle attività che richiedono l'impiego di risorse chiave ed eventuali partner, e questo comporta un costo che vedete nella bottom line sulla parte sinistra. Esempi nel caso delle app o di cose simili sul mondo Apple. Ad esempio prendiamo l'iPod, se volessimo fare un esempio sull'iPod sarebbe che cosa? Sarebbe il nostro sistema che interagisce col Mac piuttosto che il nostro computer PC di casa, che crea un amore viscerale per l'Apple da parte dei clienti, quindi c'è una customer relationship di questo tipo, i canali distributivi sono il web piuttosto che gli Apple Store e vanno come target su le persone che utilizzano i device Apple. E questo porta delle revenues, in quota parte dovute alla vendita dell'hardware, in quota parte dovute alla vendita di musica. Dall'altra parte le attività chiave sono un design molto accattivante, ricordiamo design in California, made in China, dell'iPhone o dell'iPod, le risorse chiave sono il team, sono le major, sono il brand, eccetera, eccetera. I partner sono le aziende in Cina che fanno la parte di hardware e le major che ti danno i diritti. E questo comporta dei costi, ok? Per i fanatici di calcio, qua vi ho analizzato anche il business model di una squadra di calcio. Potremmo andare avanti ore. Analizziamo business model on demand. Questa è la mia business idea. Vi analizzo business model on demand, mi dite l'idea e io ve la analizzo. Dal business model voi arrivate al business plan, ok? Quindi, riversando le vostre riflessioni che avete già fatto sul prodotto e su come farci soldi, c'è un processo di catarsi per cui il business model e la vostra idea diventa un documento che poi diventa una presentazione e ci riflettete sopra. Essenzialmente questo è il processo logico di valutazione di una persona che legge e valuta il vostro business plan. Così fate il reverse engineering sulla testa di chi si legge il vostro business plan per capire che domande si pone e come fissare il vostro business plan perché riusciate a passare tutti i check e arrivare fino al nodo finale in cui uno dice investo, ok? In ogni caso, essenzialmente si fa una sorta di clearing, quindi una parte di due diligence del vostro progetto sul team, prodotto, mercato, sul fatto che fitti o meno col criterio di investimento dell'investor, che ci siano dei fattori igienici minimi per favorire l'investimento, e alla fine si arriva all'investimento. Chi è che investe? Questo dovreste averlo già visto magari nella lezione precedente. Ci sono diversi soggetti che investono in startup, poi magari vi darò tutti i nomi, l'elenco telefonico, perché tutti dicono la tipologia di investor, nessuno ti dà l'elenco telefonico, che magari può essere più utile. Non vi do i numeri di cellulare, però vi dico i nomi, può essere già un inizio. Ad esempio, quindi, abbiamo che cosa? Abbiamo in base al livello di rischio e a livello di sviluppo della vostra idea, partite da i founders, cioè i classici founders che partono e l'idea è se no abbozzata, un piccolo prototipo, un po' di metriche. Chi investe su di voi, perché vi vuole bene, non sull'idea perché non ci sono ancora i numeri, e quindi lo fa sulla vostra reputazione, e tendenzialmente sono persone di famiglia, persone, i classici friends, family and fools, che probabilmente avrete già sentito, le 3F. Rischio altissimo, e quindi si devono fidare e devono credere in voi più che nella vostra idea. Poi arrivano i business angel, per cui è già un progetto un pochino più sviluppato, ci metto un chip, e se volete andare a cercare i business angel italiani, li potete ad esempio trovare su IBAN, che è l'elenco telefonico degli angel italiani, Italian Business Angel Network, più alcuni soggetti che non sono in IBAN ma sono estremamente attivi, come IAG, Italian Angel for Growth. Dopo questi, se vi finanziano, andate avanti, andate sugli investitori formali che voi avete già sentito analizzato, che sono i VC, okay, Venture Capitalist,
e se finanzia ancora, spero per voi, o ci sia un trade sale o una quotazione e quindi facciate la vostra exit. Ahimè, se andiamo a guardare un po' il processo di selezione di un investor professionale e le metriche, che sono metriche reali, dei fondi, essenzialmente più o meno insomma l'1-2% sono quelli che arrivano fino in fondo al funnel, diciamo, di valutazione. Le fasi del processo logico sono che vanno a essere effettuate dal VC sono essenzialmente uno screening, un'analisi, quindi a pelle sull'executive summary della vostra idea. Se vi convince, se lo leggono meglio, vi convocano. Solitamente c'è una preliminary interview, perché non si leggono subito il business plan, vogliono vedere il team, ovviamente, team, prodotto mercato. Dopodiché, se il progetto convince, ti portano su a presentare, se sei un business angel network, ti invitano a un investment committee, piuttosto che vai a parlare con i partner, nel caso tu sia in un VC found, vai avanti, gli dai la documentazione, solitamente cosa vai a fare? Firmi una LOI, in cui comunque loro si impegnano a investire delle risorse per fare due diligence, quindi leggersi con calma e verificare tutto quello che hai detto. Tu ti impegni a non fare quello che in termini tecnici si dice competitive bid, quindi andare da n altre persone a chiedere soldi e poi metterli in concorrenza tra loro chi offre di più. Perché se uno dice scusa, ma io sto investendo su di te, mi sto facendo un mazzo così per capire se le cose che dici sono vere o no, e tu vai da tutti, tutti. In Italia tutti è un parolone. Vai da quegli altri 3-4 che ci sono operativi, ma magari puoi andare anche su fondi paneuropei, e quindi ti stoppano con una LOI, vai avanti, ti fai la tua bella due diligence. Se c'è un primo accordo, si fa appunto all'interno della LOI anche un preaccordo sulle clausole che, se eventualmente, se positiva la due diligence, ti porteranno a firmare il term sheet, ma già vengono stabilite a monte, quindi già ti dicono quanto ti danno in cambio di cosa e quali potrebbero essere le clausole tag-along, drag-along e quant'altro che ti vincolano poi all'investor. Tu però approvi o meno la LOI, vai avanti. Se la due diligence è positiva, e se volete poi vi do anche tutta la checklist della due diligence che solitamente si fa ed è lunga, solitamente poi investono. Una fonte di rottura, solitamente poi il closing, cioè io i soldi te li do, quindi i soldi li avete, però non vi mettete d'accordo sulle clausole, ok? Sulle condizioni a cui questi soldi arrivano, e proprio in zona Cesarini sumate, non a caso poi vedete c'è questa catena di selezione che vi porta poi al 2% di investimenti e si perdono pezzi un po' a ciascun passaggio. Però se volete andare a vedere delle metriche aggiornate quanto AIFI ci consente di fare su dove investono i VC italiani, vedete che comunque sulla parte web, la parte computer, ok, ci sono comunque notevoli investimenti. Ricordiamo che comunque la parte biotech è falsata come volumi, perché per una startup biomedicale l'investimento non è quello di una app iPhone, sono investimenti di parecchi milioni, per cui comunque come volumi è per costruzione maggiore. Il trend, come vedete, 2010 sui dati 2011 non sono ancora aggiornati, però è comunque positivo, stabile. Un'ultima ricerca che è uscita fuori si chiama Startup Numbers, se volete poi la vedete pubblicata, oppure andate su innovazione, www.lobbyinnovazione.it, poi vi scaricate l'ultimo numero e avete le metriche. Vi danno anche quanti soldi hanno ancora in pancia i VC, circa 380 milioni di euro da investire ancora. Quindi questo vi fa vedere il trend e poi quanto manca ancora e quanto è disponibile, quanto è liquido il mercato. Se uno vede appunto le metriche di investimenti in Italia, sono in crescita, come numero di deal piuttosto che come volumi. Se vede rispetto agli altri, è famoso uno studio che poi andremo a vedere, rispetto agli altri comunque investiamo poco, cioè c'è sempre con l'approccio positivo, ci sono ampi margini di miglioramento. Per cui comunque è in crescita, si può crescere ancora molto di più. Chi investe? Nomi e cognomi? Allora, solitamente si usano queste metriche perché soprattutto in quei paesi c'è molto forte l'impatto dei fondi sovrani, ad esempio. Per cui un po' sfalsano, perché quando ti arriva l'Emirato arabo che ti mette un miliardo sul tavolo è un po' complesso. Comunque il benchmark è comunque in linea sulla coda destra di distribuzione, quindi sono più vicine a USA e Svizzera. Poi vediamo anche sull'altra quota parte della presentazione anche gli euro pro capite, che magari come percentuale del PIL ti rende meno l'idea. Come euro pro capite di investimento è più chiaro, però solitamente gli studi che fanno lo fa
l'associazione VC europea e quindi da metriche europee, Israele come punto di riferimento perché comunque ha una storia tutta alle spalle molto importante, poi USA come sede storica, per cui solitamente i paesi asiatici sono fuori lista da queste analisi. È un po' come l'Italia 20 anni fa, no? In cui non c'è una struttura, cioè ci sono quelli che investono, ma non ci sono associazioni di categoria. E andando a vedere a livello italiano, qui vedete i fondi più attivi, okay? Chi ha investito, chi non ha investito, nomi e cognomi, numero di deal e quanti soldi hanno in pancia. Okay? Questo può essere un dato utile per voi per orientarvi, oltre ad avere una lista più o meno parziale dei nomi di quelli un pochino più attivi. Per chi fa app, nel vostro caso, non c'è bisogno di un taglio da VC, perché a meno che non abbia un po' di soldi messi da parte su cui fa piccoli investimenti, quindi un seed fund collaterale, ce ne sono alcuni, Innogest è un esempio, Innogest comunque ha un fondo lepre, se vogliamo, che investe fino a 100.000 euro all'interno della sua struttura, anche TT Venture ha una quota parte che si chiama TT Seed e fa esattamente lo stesso, peccato che TT Seed investa solo se ci sono brevetti, per cui nel vostro caso specifico sulle app mobile temo di no. Comunque qui vedete che in ogni caso c'è una lista di soggetti, come vedete comunque non è che sono 100, okay? Sono un numero definito e tendenzialmente che può contarsi sulle dita di tre mani, però sono numeri comunque interessanti con le metriche e chi investe cosa, quanti deal hanno fatto, quanti soldi hanno e quant'altro. Alcuni degli esempi di startup di successo o piccole e medie imprese di successo sono queste, ma insomma vorrei... Sarete voi da grandi, ok? E in ogni caso, questa almeno è la ricerca che ha fatto Mind the Bridge, le start-up in Italia parlano molto web, mobile, digitale. Okay? Vedete comunque dalle metriche, web new media come settori sono estremamente quotati, quindi ci sono tantissime start-up di questo tipo, vuoi perché è più facile farle partire, vuoi perché adesso... con anche le recenti operazioni che si sono viste in giro, va molto di moda web, mobile, vedi Instagram, 1 billion con Facebook o altre. Una cosa che però vi aiuta a riflettere, poi vi aggancia anche sull'altro discorso, è ma come si finanziano questi ragazzi qua? Cioè, voi, se voi guardate, il 40% se la fa in bootstrapping, ovvero con i suoi soldi, non va da nessuno. Altri vanno con grant, fondo perduto, bollenti spiriti di turno, quindi altri magari con friends and family, no? Quindi con gli amici, la famiglia, eccetera. Chi fa i fondo seed, VC e business angel, sono il 23%, 4 più 4 più 15, quindi tutti gli altri se la cavano senza VC e business angel, che sono quello più mainstream. E quindi se io devo usare le probabilità e assumere che la survey di Mind the Bridge sia, diciamo, simile a quello effettivamente nel mondo reale, ma non ho motivi per pensare diversamente, vuol dire che avreste più possibilità a utilizzare metodi non ortodossi che ortodossi per trovare i vostri fondi. Okay? E poi anche sulla parte di formazione del team, diciamo skill complementari, il tecnico, l'uomo business e il tecnico, no? Umanista, scientifico, diciamo scienze sociali, l'economista e l'ingegnere. Come vedete, tra i founder c'è una certa... complementarietà e un certo assortimento, proprio perché, come dicevamo prima, una complementarietà delle skill del team è importante. E quindi torniamo dai nostri amici di Novaflow, hanno fatto il loro business plan, hanno un bel team che poi vedremo, insomma, assortito, e a questo punto incontrano gli investor. Non so se queste simulazioni le avete già fatte, però se volete vi faccio vedere cosa succede, se siete curiosi. Ok, facciamo finta che avete ricevuto il vostro round, oppure vi siete bootstrappati, poi vedremo altre forme, visto che spesso e volentieri capita, solo il 2% riceve finanziamenti istituzionali, vedremo anche un po' tutte le altre forme, con nomi e cognomi. Facciamo finta che poi invece lo ricevete, fate la vostra azienda matura, ok? A questo punto volete fare la exit, spero per voi che non vogliate fare gli start-uppari mobile la vita, vi pigliate una bella masseria, no? Con 5 milioni in tasca, e olè. Per cui... Facciamo finta che a questo punto dite ok, abbiamo cresciuto, abbiamo avviato la nostra startup, cresciuta, la vogliamo valorizzare.
Perché? Per milioni di motivi, io qua ve ne ho messe alcuni, vogliamo goderci i frutti del nostro lavoro, diversificare il nostro patrimonio, perché sennò c'hai tutti i tuoi soldi nella startup, piuttosto che far uscire qualcuno, quindi lo liquidi perché ti dava fastidio a quel socio che non avevi fatto l'accordo parasociale prima e non una spina nel fianco perché ti eri dimenticato di fare il contratto prima di partire, eccetera, eccetera. Quando si liquida? Ognuno ha le sue teorie. Questo è, vi faccio vedere semplicemente un piccolo grafichetto, questa insomma è la curva dei vostri ricavi, tendenzialmente è utile da un punto di vista di window dressing, quindi di far vedere che siete veramente con grandissima traction, vendere quando iniziate ad avere il punto di flesso che cresce su veloce, no? Per cui in modo tale che potete dire guarda, cresco del 500% al mese, continuerà ancora così per un sacco di tempo, magari si sgonfia, ma in quel momento c'è la bolla insegna che è proprio quando le aspettative sono massime da parte dell'investor che tu devi vendere, non quando poi vai giù. Per cui nel momento del punto di flesso, quando inizi e tu c'è il polso, no? C'è il vero polso, ti quoti, classico, no? Oppure fai un trade sale, cioè trovi qualcuno che ti compri a quel prezzo. E Instagram insegna, cioè quando proprio inizi a prendere, non è che devi realizzarle, devi solo far vedere che stai iniziando a decollare. E quindi non è che devi aspettare che passino decadi. Dici ok, questo è il momento giusto, ovviamente se la tua idea è quella di fare la exit e poi cominciare con un'altra. Oppure resti dentro altri 5 anni a smazzare sulla tua bella app. Diversi modi per liquidare, la quotazione, beh, lasciamo stare. Cessione a un operatore finanziario, i fondi, soprattutto alcuni, forse non per le app, fanno comunque comprano private equity, magari comprano aziende un pochino più mature, piuttosto che vi fate comprare da qualcuno che, per cui voi siete strategici. Idealmente, anche quando ideate la vostra app e quindi definite la vostra business idea, it's good to start with an exit, cioè partire già, avendo in testa chi la venderete, è molto utile. Quindi se io ad esempio volessi vendere qualcosa e dire cavolo, inizio già col piede giusto, sapendo già che se faccio una roba bella quello lì me lo compra, oppure quell'area lì di soggetti me lo compra, non dovrei fare altro che dire voglio creare una app che abbia molto senso per Instagram o Facebook in questo caso, quindi cerco di costruire a monte già qualcosa che sia appetibilissimo per quel tipo di target, quindi io essenzialmente ti faccio una cosa in base ai tuoi gusti, cerco di capire i tuoi gusti, ad esempio una cosa utile è vedere utilizzate ad esempio Crunchbase, okay, che è un database open che monitora su TechCrunch, monitora tutte le transazioni e così vedete ciascuna grossa azienda che tipo di acquisizioni sta facendo. Dici, cavolo, questi qua stanno andando verso il cloud computing. Potrei fare qualcosa sulla virtualizzazione, IaaS, PaaS, quant'altro, perché c'è la moda adesso, c'è l'hype, si chiama, Gartner fa proprio degli studi, si chiama Hype Cycle, in cui adesso tira moltissimo il cloud computing, eccetera, eccetera. La faccio lì perché sono elevate le possibilità di essere comprato. È un modo, nel caso uno non abbia l'idea, no? E dice, per me questo quello, per me pari son, la scelgo massimizzando le possibilità di essere comprato. Quindi questo diciamo è un po' di hints su alcune cose. Non voglio andare sui modelli matematici, per non darvi un colpo qua dietro, non, a quest'ora di sabato, ragazzi. Potrebbe essere utile, se volete approfondire, alcune tematiche trattate in modo drill down, allora mi metto in proprio, è molto light, ok? Founderless at Work sono le storie di tutti gli startupari che poi hanno venduto. Come gli è andata davvero? Che cos'è successo? Come l'hanno vissuta? Tutta la storia raccontata dai protagonisti. Utile. Adesso è uscito anche per l'Europa, quindi storie di startup europee. The Art of the Start è un po' il manabile che, se vogliamo, ce l'ho anche in italiano qui, faccio vedere anche, così se magari qualcuno ha qualche difficoltà con l'inglese, e in italiano è l'arte di chi parte bene. Ovviamente The Art of the Start sarebbe l'arte di chi parte, l'hanno tradotto l'arte di chi parte bene, e questo fatto da Gui Kawasaki, che è stato il primo evangelist del mondo Apple, okay? E adesso ha un fondo a Palo Alto, si chiama Garage Tech Venture, e fa un sacco di startup web mobile. Lui essenzialmente ti dà, in questo manualetto che sono abbastanza limitato, poi se volete ragazzi poi lo leggete, però si chiama Pietro, ti dà un po' di dritte, un pochino più specifiche, verticali, su tutti i punti da toccare per smarcare e cominciare bene la vostra azienda.
Infine, andando dall'altra parte, Engineering Your Startup è proprio un approccio ingegneristico su come si fa una startup. Questo non si trova in Italia, si trova solo via Amazon, però appunto non c'è problema. Engineering Your Startup è invece proprio un approccio ingegneristico fase per fase, procedura per procedura, cosa devo fare per fare il team, sminare certe cose, scrivere il business plan, eccetera, eccetera. Interessante, sono due ragazzi di San José, quindi Silicon Valley. Arrivando un po' a una mappatura delle conclusioni, poi magari poi passiamo ad altre utili riflessioni anche alla luce del discorso del e se mi dicono di no gli amici della Vietta, dove vado a cercare i soldi? Ecco. Però andiamo a vedere un po' la prospettiva dell'imprenditore. Okay? L'imprenditore, cioè voi, per avere successo, potete far riferimento, e stavamo parlando di un ecosistema che sta crescendo, potete far riferimento a tanti soggetti. Questa è una tassonomia, cioè teorica, poi magari vi do anche la lista di tutti i nomi di ciascun tassello, però ci sono diversi abilitatori, no? Personali, finanziari, di business o di ecosistema. E se andiamo a prendere intorno all'imprenditore, come abilitatori personali, ci sono mentor advisor, c'è l'educazione formale, l'università, che ahimè non sempre insegna certe cose, e poi l'educazione informale che state avendo qua, che non è università, però da persone che possono essere più o meno abilitati a fare mentor. Questo vi insegna personalmente, come persona, a come essere, no? O come pensare, o come riflettere come un imprenditore. Poi ovviamente avete bisogno di soldi, oltre a essere, avere una buona idea, dovete trovare qualcuno che ve la finanzia. E quindi ci sono programmi governativi come può essere Bonetti Spiriti, ma ce ne sono tanti altri, fondi perduti di vario tipo, banche, questo non si applica nel caso italiano, forse andare a chiedere un mutuo per finanziare l'app, nel vostro caso non è bellissimo, però in futuro può essere, cioè quando crescete poi la banca può essere una controparte, la parte di, se vogliamo, microfinancing che vi può supportare, e poi ovviamente equity investor, quindi private VC o angel che vi supportano, oltre che le tre F classiche. Business enablers, quindi anche soggetti che vi danno una mano con il loro network, vi passano clienti, contatti, le persone giuste da reclutare, eccetera eccetera. Abbiamo networking association e, su Facebook potete trovare appunto indagini digitali piuttosto che Italian Startup Scene, oppure andate su Startup Business .it, che è la più grossa community, diciamo, storica, che è stata creata da Emil Abirashid, che diciamo, è un giornalista storico del mondo del sistema dell'innovazione, nonché un carissimo amico, e lì potete trovare più di 4.000 abitanti dell'ecosistema, non sono solo startupari, sono tutti fondi, politici, istituzioni, giornalisti, eccetera, tutti lì dentro che potete contattare con un doppio clic. Incubatori, di cui abbiamo parlato, c'era anche la lista, privati o pubblici, e professional services, quindi comunque tanti altri soggetti che vi possono dare servizi professionali per svilupparvi. Infine, ultimo cerchio, che comunque è molto importante, che sono i fattori ambientali, ci sono Confindustria, io lo leggo Confindustria, Entrepreneurial Association, quindi per dirvi, io sono anche advisor di Confindustria Giovani, a Cortina, 3 settimane fa, è stato fatto l'evento meeting nazionale di Confindustria Giovani, e si chiamava Start Me Up, cioè i confindustriali stanno iniziando ad attivarsi e interessarsi ai loro stessi alle start-up. Se volete maggiori informazioni, www.ggimeetingcortina.it, gruppo giovani industriali meetingcortina.it, e là vedete un po' tutte le informazioni. Sono andate su 22 start-up che hanno incontrato più di 300 confindustriali, vi posso assicurare che penso almeno 18 hanno chiuso qualcosa, o fondi o clienti sopra i 100k, per cui cioè iniziano a esserci, non tantissime, però le confindustrie locali, anche sul territorio, c'era per dire il presidente di Confindustria Giovani in Puglia, c'era. Per cui io spero che poi si dilaghi come un virus e le persone inizino a dire, cavolo, facciamo qualcosa, è una sorta di staffetta intergenerazionale, cioè cavolo. Va bene. Infrastrutture, ovviamente se non ci sono bisogna inventarle. Framework regolatorio, leggi, vi segnalo
italiastartup.it o startupitalia.it, vi spiego, startupitalia.it, che cos'è? Passera, all'interno del programma di stimolo all'economia, sta iniziando a fare programmi verticali per le startup, leggi, ok? Anzi se volete guardate, anzi, perché questo è anche molto importante, ha delegato Alessandro Fusacchia, che ha 33 anni, a fare da cabina di regia per scrivere le leggi a supporto dell'ecosistema italiano delle startup. Italiastartup.it, ma adesso lo faccio vedere. E cosa sono queste leggi? Sono leggi di supporto a chi vuole fare startup, ve le faccio anche vedere, sono al momento 5. Nell'ultimo meeting a cui sono partecipato a Roma, Passera ha promesso che entro giugno il pacchetto passerà. Su Italian Startup Scene c'è Barberis, fondatore di Dada, adesso ha creato Nana Bianca, che è un incubatore a Firenze per startup web, che posta e dice: mettetemi qua le vostre richieste, votate, tipo wikicrazia. Sono arrivati a definire queste, quindi detassazione operazioni investimento in startup e operazioni di M&A avente come startup, come target startup italiane, cioè incentiviamo l'investimento da parte di industriali in startup. Deroga a normativa bancaria e regolamenti bancari d'Italia per mini SGR che intendono esclusivamente gestire o gestiscono fondi che investono in startup. Detassiamo chi investe in startup come i fondi, così sono incentivati ancora in più a investire. Deroga al TUF per mettere la raccolta di capitale attraverso il sistema di crowdfunding, che è un sistema che poi magari vedremo, in modo tale che si possa fare crowdfunding alla Kickstarter anche in Italia, senza rientrare all'interno della sollecitazione del pubblico risparmio, perché quella è la norma che ti blocca quando vuoi fare crowdfunding in Italia. Infine, creazione di un sistema di safe harbor, in modo tale che i primi 3 anni della costituzione di una startup la stessa sia soggetta unicamente al codice civile, al codice penale, eccetera, eccetera. Quindi, per i primi 3 anni, una persona che vuole iniziare a fare azienda gode di un regime agevolato, cioè è più facile fare startup, perché se no sei 80esimo in classifica e là resti. Infine, annullamento per i primi 3 anni della costituzione della startup dei costi e degli adempimenti burocratici camerali, anche rivedendo il sistema di funzionamento e governance dell'SRL. Sostituzione degli adempimenti burocratici con semplici autocertificazioni da inviare alla Camera di Commercio. Per cui questo è un primo pacchetto di idee su Italia Startups, ma addirittura qui vuoi unirti a noi, ciao@italiastartup.it. Cioè, un ministro, qua vedete poi i soggetti che aderiscono, poi vedete poi più a destra c'è Ichfarm, eccetera, M31. Cosa è successo? Passera ha detto: io faccio un think tank che è costituito da queste persone che sono più operative, ok? Poi crea un'associazione, che è questa, di cui presidente è Riccardo Donadon e nel direttivo comunque ci sono una serie di persone, tra cui Andrea Di Camillo, che di Principia, che investe poi anche molto in Puglia, eccetera, eccetera, che poi resterà, cioè l'associazione delle start-up italiane, che resta, cioè il sindacato, la Confindustria delle start-up, chiamale come vuoi, cioè l'hanno creata alla fine, l'hanno fatto il mese scorso, però esiste adesso, no? Per cui, tornando al nostro framework di presentazione. Alla fine, questi pezzettini dell'ecosistema abilitanti per l'ecosistema startup si stanno muovendo, no? Per cui, e poi infine cosa sono? Media and culture, ecco, media and culture, io per quello che ne so, cioè, ormai se leggete i giornali su Economy di Panorama della settimana scorsa, la copertina si intitolava Startup e c'erano un inserto di 43 pagine di mappatura di tutto l'ecosistema. Però in generale, cioè, iniziano a interessarsi tutti rispetto a 6 mesi fa, 1 anno fa, 2 anni fa, cioè inizia a esserci tanto buzz. Spero che non sia solo buzz, spero che ci sia anche ciccia, ma il fatto che un ministro ci abbia messo la faccia è rilevante. Quindi adesso gli alibi per milioni di motivi iniziano a mancare. Non c'è lavoro, quindi non mollo il lavoro a tempo determinato, no, non c'è. Ah, ma è difficile. Sì, è difficile, ma è più facile rispetto al passato. In ogni caso posso prendere la mia EasyJet e andarmene a fare fundraising altrove. Le idee ce le avete, le capacità pure. Geneticamente gli italiani non sono diversi da nessun'altra razza, anzi, un po' di orgoglio, diciamo che siamo anche più creativi e simpatici. Fabrizio Capobianco è solito dire Italians do IT better, invece che do it better, però c'è anche la maglietta.
Però in generale, al di là della simpatia di Funambol, fare startup è importante. Adesso vi faccio vedere il perché, anche da un punto di vista sociale e tutto, cioè voi siete anche poi, cioè, se non lo fate voi o noi, chi altro? Fare startup è importante e vi faccio vedere un attimo cosa ne pensa la Kauffman Foundation. Kauffman Foundation è la più grande fondazione al mondo che si occupa di sviluppo dell'imprenditorialità. Hanno parecchi billion in donazione da questo personaggio, appunto questo grosso imprenditore, e anche in Italia, grazie a Meta Group con la partnership che hanno fatto, sono attivi, fanno anche un programma che si chiama Fast Track, Kauffman Fast Track, per fare insomma, supporto allo sviluppo dell'imprenditorialità in Italia. Così vi faccio vedere il perché essere imprenditori cambia la nazione in cui uno vive. Visto che poi siamo anche tutti tra giovani, al di là di tutto questo, in Italia chi ha successo come startupparo crea role model, crea esempi che ispirino le nuove generazioni. Quello che vedete in questa analisi è un'analisi che hanno fatto tutti gli studenti delle scuole superiori di tutte le nazioni del mondo. Okay? E hanno fatto una semplice domanda. Hanno detto, il tuo destino dipende da te o dipende da forze al di fuori del tuo controllo? L'America è all'estremità da una parte che dice dipende da me, io sono padrone del mio destino. E questo porta a essere imprenditori. Perché se non sei padrone del tuo destino ti può succedere di tutto, non fai l'imprenditore. Te ne stai basso che chissà che si tacchiappano, non si sa mai. All'estremità destra c'è l'Italia. E quindi deve cambiare una generazione, non deve cambiare semplicemente l'economia. Vi faccio due esempi di role model, così facciamo subito un test. Chi sono questi due? Una è facile, però così faccio un test. Chi lo sa, non lo dica. Uno, come role model, lo conoscono tutti, cazzo, Steve Jobs. Bello, eh? Ti piace vincere facile? L'altro chi è? A proposito di role model. Notissimo in Italia, no? Si parla tantissimo di Steve Jobs. E di questo qua non se ne parla. Chi è? È finito sui giornali? Boh. Questo è un pugliese, si chiama Vito Lomele, di Conversano, che la settimana scorsa ha venduto la sua società per 30 milioni, job rapido, se cercate lavoro usate la sua società di sicuro, non è figlio di papà, perché papà contabile e mamma insegnante, a 18 anni è emigrato, è andato al Politecnico di Milano, poi è dovuto andare all'estero, Svezia, Germania, Inghilterra, eccetera, eccetera, e poi è nato un figlio, ha detto io lo voglio crescere nella mia terra, è tornato in Italia. E ha detto che è stato uno shock culturale, riuscivo a trovare un lavoro che mi piacesse. Cazzo, l'immigrante di ritorno che torna dopo 10 anni all'estero, dice che cazzo sono tornato a fare. Quello che mi dico io ogni giorno quando sono tornato dalla California. Non riuscivo a trovare un lavoro che mi piacesse, passavo le serate a guardare e a rispondere ad annunci, era frustrante, dispersivo, complicato. Finché a un certo punto mi chiesi, ma perché non si può fare qualcosa che renda tutto più semplice? L'idea, l'opportunità, la proattività. E decisi di provare a realizzare un motore di ricerca diverso per annunci di lavoro. L'idea è in one line pitch, un unico sito sul quale un motore di ricerca dedicato raccoglie un aggregatore di tutti i monster, no? E fai una sola query e fai una query su tutto, si chiama Job Rapido, è nato nel 2006, oggi, 2011, fattura 24 milioni di euro con un EBITDA di 6 milioni, con 32 milioni utenti unici mese nuovi. Il 16 aprile, la settimana scorsa, è stato acquisito da la più grande società che fa diciamo, la monster di turno, quindi fa portali per ricerca lavoro, inglese, Evenbase, è stato di fatto valorizzato per 60 milioni, 30 cash, e il 30 gliel'hanno dati essenzialmente in carta, che poi lui incasserà con un earnout, per cui è vincolato a restare nella società acquirente per un tot di tempo come director italiano. E questo è un pugliese, cazzo, che la settimana scorsa ha fatto questo e nessuno, scommetto, lo conosce. Cioè, si conosce Steve Jobs, cazzo, e, scusate lo sfordismo, è Vito Lomele, che è un pugliese, che in Italia, stando in Italia, ha fatto 60 milioni di pre-money con l'exit dal 2006 al 2012, 6 anni, tempo classico perfetto, in bootstrapping, poi è stato finanziato da un po' di angel, ha convinto 4 cretini, 400.000 euro complessivamente, di cui 250 non li ha neanche usati perché era già profittevole a sufficienza per non doverli usare.
Cioè, idealmente poteva farsi aiutare da quattro amici e faceva tutto in bootstrapping. E ha fatto, Joe Bravito è uscito e ha fatto un sacco di soldi. Notizia, questo se volete andare a vedere, www.futuro.it, Gianluca Tettori, quello di cui parlate, no? Di Pixar, che scrive anche in giro, ha pubblicato l'articolo, è andato a vedere e racconta tutta la storia. Quindi, la conclusione è, anche in Italia è possibile far partire iniziative imprenditoriali di successo a livello mondiale. Punto. E visto che ci sono le prove, a questo punto nessuno può dire diversamente.